Eccoci qua. In live. Devo vedere il mining. Che è qua? French. Buonasera, French. Ma sembra a posto. Vabbè, noi però lo controllo di là. Ce lo vediamo. Devo vedere una cosa. Quello non c'è. Che palle quando lo accende. Dai. Check, radio check, non c'è linea, torna. Check. Sì, no. Cazzo, c'è un cambio. Cazzo era questo? L'F5 invece lo pensavo male. BMX, petroliere, Mondecile, Trerio. E questo l'ho fatto. Bitcoin qua. Fattura da. Madonna. Minchia, quanti. Non ti sa che mi sono fatto? Già avevo le pezze a culo. 44 devo dare, 50 a quella devo ritornare. Ah, vedi che era. Perché vado? Vado tipo sotto terra, no. Avrei dato per sbaglio qualcun altro, tagliere buco. Faccia. Tutto.
Cazzo di musiche. E io la pagina dell'Outlet Club. Lei. Oui. Allora, aspetta un attimo, intanto. No, ti pago. Paga. Allora. Vabbè, sì, giustamente metteremo. Qui. Sul giornalino, però. Qui ti dico le cose della. Le info che abbiamo dato prima. Beh. Comunque, bella sicurezza. Ecco qua. Hai capito? Cosa? Bella sicurezza, sono entrato tranquillo, poi devo sparare tutto qua. Oddio. Mancava qualcuno. Lo so, io sto facendo altro. Vai tranquillo. Ah, io sono tranquillo. Con questi che mi hai dato li devo ridare a cosa? A Matthews. Quindi. A Matteus, come cazzo si chiama? Ah, Matteo. Se li rivuole, se non me le tengo. Vabbè, io avevo 50 anni la massa fa. Basta più la voce tu? Ciao Az. Chi è tu? Che è tu? Ah, tu, che tu lo sempre, ti ho sentito da fuori. Vieni a metà. Comunque, se avete la macchina non tenete roba dentro. Che ho scoperto che sai che ci sono i grimaldelli delle auto, no? Qualche furbetto li usa per quelli dei civili. E si fotte pesce e cose varie, va, quello che si trova dentro di solito. Bene. Appena lo becco io li sparo in mano. Non è che non è avere un cazzo, vuol dire che si possa portare pure la macchina, non vuol dire niente quello che ha detto. Che te la dice? E che le va a dire? No, dimmela adesso. Dimmi poi. Andiamo. E se non me la racconto giusta su due, eh? Poi mi spieghi come sei entrato con la porta chiusa, però vabbè. qua puoi alzare un pochino, voce poco. Aspetta, lasciami. Allora lasciamo da fuori, andiamo qua, vai a destra.
ho detto, quei due sono quelli del cartello. Ah, è loro. Hai capito? Ma comunque lì all'ingresso non mi convincio. No, tu sai che dobbiamo tenere d'occhio. Lo so, perché non mi convinco. No, Davide, quello dell'armeria, quello del gruppo dell'armeria. Ah, il direttore, allora. Ma pure quell'altro, vedi che colore, secondo me. Fidati. No, loro è con noi. No, dico con noi. Dico quell'altro che era qua sopra. È con noi. Con voi. Boh. Vabbè, fidesse bene, non fidesse meglio. Comunque. Ti sei perso la riunione, te lo ripeto io adesso. Allora, dato che ti sei perso la riunione, te lo sì, dimmi. Scusa, mi sembra che non l'avevi visto. Allora, praticamente lo stipendio momentaneamente sono 10.000 al giorno, ok? Ok. In più, se sei attivo, immaginavo. C'è il bonus. Il bonus, mamma mia. Chiaramente. E basta, sto, tutto qua. Riunione sciolta. Tutto qua, madonna che riunione. Sì, sì, sì. Vabbè. Velocissima sta riunione. Abbiamo fatto un... Sì, ma comunque, Max, non è che deve dire quelle cose davanti a tutti. No, ma è... praticamente l'altro giorno ho ricevuto un bigliettino. Che bigliettino? Un bigliettino, qualcuno gli ha infilato nelle tasche. Eh? E sta cercando di chi è, sto tizio. E che è sto tizio? Un bigliettino d'amore sembrava, Beh, andiamo, va, vediamo che è sto bigliettino, madonna mia. D'amore. Poi se è una minaccia, tu ci sei d'amore. vabbè, apro l'asilo, signorina, grazie. Che uomo e cagazzo. Bella, molto bella. Possibile. Ma non qui. Minchia, questo... Io devo sparare a sta radio. Sì. 169. No. Ah, quella di qua. Vai dentro se non hai avuto il pacchetto. Ti ha dato lo stipendio. Sì. Ah, ok, allora niente. Aspetta, vado a vedere le macchine. Ho forse la mia macchina, ma se questo sparo. Che è sto coso? Ah, munizio. Ma perché sento tipo tappato? Perché usa la mic? Ok, chiuso. E che bordello. Vediamo se c'è il nostro amico Sunanima che mi guarda. No, ma c'è il nostro amico Rosso. Come stai, Rosso? Mi racconti, Rossino? Aspetta per pop. Ah, Saturn. Niente rosso, non mi saluta. Aspetta per sale. Ma qua ci vuole un parcheggio però. Devo passare la musica, pa. Ragazzo, la prima ci abbiamo. No, non mi risponde. Ma l'hai chiesto a Noivik? Ah, non lo so.
Chi è Pinocchio Bianco? Lo conosce il nonno. Ma è sparito. Dopo segno. È andato a comprare i voti. Di che è? Che sta facendo quello? Qua. Ho visto. Dai, sì. Dai. No. Ma dove cazzo sono andando? Occhio che ce l'avete dietro. Dove andate? Questo vi segue, vedi, eh? Vi seguo anche io. Ok. Ci godo. È esploso mare fuori, c'è la moto per terra. Sì, ho visto. Qui c'è un'altra sigaretta. Raga, fate attenzione, davanti al locale. Siamo qua davanti. Thank you, siete dei gioiellini. Max, perché sei così volgare? Ah, Max. Perché sei così vocale? Hai detto vinchiulo. Non si dico sta cosa. Niente, va, non capisco mai che battute. Ciao, perdere. Deceduta Max, ragazzi. È finita sotto mappa. Che senso? È un senso un po'. È andato sotto il suolo. Sotto suolo, ecco. No, lì con Boyer, non so con chi era tu. Mi adesso devi avvisarvi. Smuotati nell'applicativo. Dovevo vedere.
Che è successo però? È niente. Matteo Dimmi, come cazzo si chiama? Sai, sto rimango scioccato. Ah, qua come funziona? Io sto cominciando a vedere il drag, non capisco perché. No, non è manga grafica, non so perché. Ah, non vero, devo andare a quello di trivello, aspetta. Devo andare in quello di trivello, che qua sotto. Io sono dietro il bancone. Perché? Che cosa sta succedendo? Vabbè. Stavano puntando. Rosso, rosso. Vediamo. Sono bruciato. Manchi. Vabbè, due. Dai, almeno due. Ai ai. Rosso rossino. Strano che non c'è le trivelle. Che solo 4 non ha messo. Vabbè, vabbè, prima ripariamo questo. Pa pa pa. Your call it. Vabbè, non c'è. Facciamo vedere una cosa su. E mail, no, non mi hanno, non ho scritto niente come sempre. Facciamo la scansione perché è giusto. Beh.
Ek. Ek. Dove sei? Sono al Santorum. Arrivo. Vieni, vieni. Ho degli amici. No, niente. Questo fatto, facciamo questo. Scusa. Qua non posso vedere, vado il mio. Cioè, Victor, l'amico mi hanno lasciato qui. Sono qua con Ethan. Ah, ok, ok. Ho lasciato la macchina aperta. Tanto che cazzo sta succedendo?
Aspetta, sta andando bene o mi sono perso? Ecco, mi sono perso. Il locale è... Dove cazzo è il locale? Ma qua sopra io sono... Vabbè. Ok. Finito. Come va? Di te. Allora, come si fa a mandare soldi? Ah. Sì, vabbè, domani. Non sono contatto. Il contatto di quello non ce l'ho. Non ce l'ho, non me l'ha data, credino. O se, vediamo. Che testa di cazzo, non me l'ha dato. Oddio mio. Aspetta un attimo, allora. Dove è radio? Me lo scrivo un attimo, ma qua. Allora, prefisso 907 897 5 4 18 posso fare il contatto, giusto? Sì, ok, posso fare il contatto. Facciamo così. Abbiamoci il numero. Sì, vabbè. Aspetta un pezzo. Questo cos'è? Vediamo. No, questo è Max. Funziona. Your call. Che cazzo è che non va? Questo va. Vieni coglioni. 5, 4. 18. Vediamo. Your call has been... Perché? Io ma sto telefono fa il mio cagare. Oh.
Your call is... Comunque, mi dà la brutta notizia. Cosa? Ho perso l'arma. E quando mai? Bravissimo. Beh, è morto uno e se ne fa un altro. Si posso cancellare? Proprio allora, chiamo alla cosa, giusto? Aspetta. Aggiungi contatto. Ok, così posso fare cose. Metto questo pensiero. No, cazzo. Bam, non mi ricordo la fase. Allora, l'acqua. Invio. Seleziona contatto. No. No. Sbagliamo. Siamo fatti pace. Salve. Ti ho mandato i saldi. Grazie, grazie. Sentirissimo. Questo vanno nel fondo cassa. Ciao Zepippo. Brava. Fatto. Ho ritornato i saldi che mi ha prestato. Lo rimetto là, raga, raga, siamo in centrale, adesso no. Andate in centrale. Tanto di deposito, capisce me. 5.000 era, mi pare. Vediamo, mi ricordo se era 5.000. Zepippo finisce di... Ah no, scusa, è vero. Di spammare cose. Per la multa di $50,000. Vabbè, dice che stanno in prigione loro. Sono stato oggi pomeriggio io. Mamma mia, che sto quanto palla. Faccio 15 minuti qua, sì, livello un po'. Ah, bella di minore. Come tempo d'attesa 10 minuti a lavorare? In 15 minuti. Così, allora, come stai Pippo? Che viene sulla spammata di cose, fammi capire, emotico. Do banno, eh? Quando costava la canna? La pesca, intendo. Come si fa? Ah, space. Ban. Che cazzo mi dici, scrivi? Ah, ho sbagliato le mattacce sue. Scrive solo minchiette. Sono mai cose. Vabbè, faccio così. Semplice.
Ai. Zio Pippo che non gioca mai qua, viene solo a mettere le balle con le mode con gli altri streamer. L'acqua non me la sono presa, porca puttana, non andiamo mai a prendere l'acqua. Max, dimmi tesoro, mi ha chiamato Sabino, dice che se io o tu possiamo andare lì al locale. Mi ha chiamato, dice che voleva parlare con noi due. Io penso che abbia finito qua la gente. Ok. Boh. Dica. Abbiamo ricevuto una chiamata un po' strana. Sabino, il nuovo, ha chiamato Giada dicendo che o lei o io servo e serviamo al locale. Esatto. Io adesso mi faccio portare da Ethan. Ecco, vabbè, bravo. Però voi due fate una ronda cortesemente, non si sa mai. Non mi piace sta cosa, non mi piace Sabino, non mi è piaciuto dal primo momento. Poi la cosa di chiamare, che fanno? Usa la radio. Boh. Andate dall'altra radio e vedete che è successo. Io sono qua, non ci posso andare. Devo stare qua. Facendo questo, io sto facendo salire questo. Ma come ora sto vedendo che non è salito un cazzo. Oh.
Aspettiamo. Vieni con me, pa 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 pa. Ma come lo finisci sto coso? 15 minuti sono passati. Boh. Az. Avvicini un attimo al locale. Nicola, riesci anche tu? Mi sa che ci sono solo io qua. Nicola è in ospedale, se riesci a venire. Che è successo? Praticamente questo qua vorrebbe aprirsi un'attività sua, no? E vorrebbe anche espandersi di... a suo anche per l'altro lato. Ma chi questo qua? È Sabino. Ma è cretino, scusa. Ok. Cioè, mi ha chiesto se collaboriamo, ok? Cioè, lui si fa una cosa per i fatti suoi, non il suo gruppetto, ecco, mettiamola così, e collaboriamo. Ma era da noi sto Sabino o no? Fammi capire. Sì, fai una cosa, ti chiamo il telefono. Ecco, brava. Che non so se c'è lui in radio, man. Comunque, se era da noi, se ne vuole uscire, lo sai come si esce. Lo so. Ma infatti ti sto dicendo che lui tecnicamente dice che vorrebbe collaborare. Ma non infatti, si può. Infatti per quello volevo te e Nicola un attimo, che comunque avete più esperienza. Non puedo. Ammazzalo. Non si può fare questa cosa. Al locale così su due piedi. No, a due piedi no, devi fare sempre un tiki tocchi, è normale. Ti informi meglio, perché per me è una cosa che non si potrebbe fare. Se no pure io oggi domani ti dico, sai, voglio aprirmi la mia attività, voglio farmi la mia attività. No, non ha senso. No, ma io ti gli ho detto che comunque, cioè, mica, nel giro di mezz'ora lui sa civico e sa tutti i nostri... Appunto. Quindi di conseguenza... Ma poi da oggi a domani si è pensato a sta cosa, come mai? È una spia. Ha visto che non facciamo tipo niente, oppure non lo invidiamo, non lo so, e... T'ha venduta, può essere, eh? Secondo me,
Fai adesso un bel TikTok, vedi che se ti rispondono presto, te la vedi che devi fare. Non perdere tempo, mi raccomando. Sento anche Nicola un attimo. Sentilo, fammi sapere. Ciao, ciao. Certo. Ora avvicino. Come a me vuole fare il pema. Dopo 2 giorni che me ne volevo andare. E che sto vuole fare? No, se lo parla proprio. Lo ammazzo. Dammi la pistola. Stiamo scherzando, a me vuole fare il pema. E che stanno. Ah, va. Tradimento. Io certo, oggi domani voglio uscire. Faccio la mia famiglia. E che stiamo ammazzando subito. Ma vai. Stiamo scherzando, non si può fare, non esiste. Non esiste proprio. Sto Sabino, che cazzo mai l'hai visto? Io sono rimasto qua. 15 minuti sono passate, pure di più forse. Mi sa che si è rotto sto coso. E che confini io? Come è finita? E allora, vediamo se è salito. È salito un cazzo. Vabbè, facciamo vedere, va. Dopo dove dobbiamo andare? Passate nel portafoglio. No, non posso fare. Bene. Tutto a posto? Ma è normale che ho visto uno dei nostri con la bici. Non ci siamo oggi.
di domani, martedì. C'è lo giga, vediamo se c'è lo giga del telefono. Sì. Un favore. So che è successo? Sei bravo in queste cose. Quale cose? Insieme a Matthew. Che è successo? Lo tenete sott'occhio, giusto da capire più o meno che giri fa per riuscire a recuperarlo. Appena mi risponderanno a TikTok. Va bene, vabbè, te lo do lì vicino un attimo, no? Sì, no, vabbè, adesso ci torno, ci parlo, gli dico, guarda, ma sei sicuro fai venire pure Giada, e le dici, Giada, provaci, dai, noi maschietti, così ti fai perdere tempo, capisci? Ma non penso che mi rispondano direttamente di stasera, sai? Vabbè, tu prova, ve lo sto dicendo, però prova con Giada che tipo che ci fai il filo, capisci? Va bene. Va bene. Giusto, no? Giusto. Fatto una. Nel frattempo io apro un TikTok. Salta a testa. Mi raccomando, un bel video divertente. Va bene. Grazie, ti aspetto qua. Così ti va bello, virale e diventi famoso. Mi raccomando, fai l'NPC, eh. Urra, urra, cazzo faceva quella. Urra, urra. Grazie a Zimba per avermi seguito. Ecco. Perché ero cazzo mi vengo queste spalle da storare. Sì, però sto guardando la live quella, sto guardando la live e se ne va da ban. Cazzo. Aspetta che le scrivo in privato. Cazzo volevano i poliziotti? Boh, che ne saci. Madonna. E impegnato a fare vra. Dimmi Giada. Dove sei? Al locale. Dove? All'angolo. All'angolo? Sì, arrivo davanti alla porta. Ah, ok, vabbè. Giada, all'altro lato, all'altro angolo. Vabbè, faccio, vabbè.
sgamati. Cazzo, dove minchia siete? Dove cazzo sono? Poi mangiare ce l'ho io. Allora, lasciamolo là, facciamo così. Dove siete? Ma come vogliono cagare o vediamo ammazzare qua? Sotto. Comunque ho sgamato che ruba le macchine, cioè che apre le macchine. E niente. Ma qua posso sedere io? Ma vero? No. Qua posso sedere? Ah, qua sì, posso sedere. Io mi so sedere. Ecco. Ma l'abbiamo preso la polizia. Vabbè, cos'è che capita? Ma perché stavo guidando e non per tempo, mi ha detto fermati, devo da mangiare, se mi ha arrestato. È più di stronzo. In che senso? Come scusate. Hai una prova? Anche tu, apri un TikTok. No, oh, vabbè. Cioè, non penso che si possa fare niente. Vabbè, tu prova, che ne so io. Vabbè. Ho perso tre grimaldelli. Beh. Sto a vedere cosa se posso. Sì, ma qua ci sarà un copyright della Madonna. Ieri, cioè ieri. Cioè non è che è stata una cosa che com'è se ci faceva il coso? Perché mi apre così? Perfetto. Ho fenomeno. Ah, adesso. Vabbè, Pippo pensa che vuole essere bannato, ci va. Voglio vedere quando ce la finisce. Queste cazzo di cose. E come va? Tutto a posto. Un bel po' di gente, però non capisco perché sono nella radio. Che faccio? Cancello le modiche degli altri? No, se ne siamo un 7 siamo oggi. Non lo so dove sono. L'unico che sta facendo i soldi. È quello che non fai tu, hai visto? Che faccio, zio Pippo? Ma sei un po' lasciato tu, sei pur lasciato. Lo vedi che vieni a fare di più con me. Meno siamo di più. Porta qualcuno, un amico tuo, qualche amica. No. Allora te l'hanno spiegato come va a finire, sì.
se scappo, perché tu sai tutto. Quindi ne sei davvero sicuro di voler uscire dalla cerchia? Sì, ma ti ho detto, non è un addio. No, ma non è tanto il discorso di addio, davvero, è proprio che... Non si può fare così, non... Vediamo se lo capisci. Comunque, quello che era con me, uno mi ha chiamato capo, ma se sei capo di divertimento. Non ho capito. C'era il capo, perché ha chiamato il capo, quello di fianco a me è un coglione, ma che è quello che ti piange a te? Perché dobbiamo fermare quello, no? Mi come devo fare con una sciamasca che serve secondo te? Lo sai fare le RP? Sì, non è quelle che ha fatto proprio da infami. Ma chi? Non parli del cibo, ti fermi, ti aiuto, poi dopo arrestiamo, mi fai silenzio per favore il radino? Non è quella la mia domanda. Aspetta, la mia domanda è un'altra. Tu sapevi che facendo parte di una famiglia non potevi aprirti un'attività? Ah, no. Adesso è entrato ieri, in generale, proprio sono sbarcato ieri. Tutto per tutto. Ok, e perdona la mia domanda. Tu già ieri, quando ti abbiamo assunto a lavorare qui, sapevi che volevi aprirti un'attività tua, giusto? No, non lo sapevo ieri, questo è il punto. Oggi ti sei alzato e hai detto, ma no, sì, apro un'attività. No. E allora, scusa, come, e allora ce l'avevi il pensiero? No, c'è stata un'occasione, l'ho preso. Ok. Tutto qui. Aspetta. Ok, va bene, hai avuto l'occasione. Ma l'occasione non ti arriva dal nulla. Lo so che ti arriva perché tu l'hai chiesta. Perché si vede brutto? Aspetta, devo mettere meglio. Non sto capendo. Quindi tu andresti a lavorare in un'altra azienda con qualcun altro? No, mi apro io. Però grazie a te. E se invece a capo dell'azienda ci fosse questo qualcun altro che ti ha dato una mano e tu e lui faceste parte della famiglia? Questa, quindi fai entrare anche questo amico tuo? Questo sarebbe un altro... Non lo so, sai che non lo so, devo vedere. No. Devo chiedere. Questo è un altro risvolto. Però diciamo che io dovrei stare... Sì. Si potrebbe fare, devo chiedere a quest'altra persona. A meno che lui non abbia già un'altra cosa, capito? Capite un po'. È quello, perché è da capire se questo tuo amico ha già una famiglia sua. Tu praticamente sei con un piede in due scarpe. Una è la nostra e una è la sua. E questo, se non questo... è da parte nostra, è da parte sua. Che è... Ora di rapire. Oh, non vedi più la luce, mettiamola così per essere carina. Rapinano. Ma quando sono io qua? A me sta cosa non piace. Quindi, ripeto, per me è negativo. Vorrei un tuo parere. Il mio parere? Sì, prego. Ripeti tutto quello che hai detto a noi. Vabbè, non lo vuol dire tipo la terza volta. Sono stancato. Vabbè, fammi un riassunto. Sei stancato. Ascoltami. Alza. Allora, adesso c'è questa cosa. Noi l'abbiamo assunto di qui. E poi di là. Famiglia. Adesso, la cosa è che lui vorrebbe. Dice che gli è arrivata questa opportunità. Che lui ieri, quando è stato assunto, non lo sapeva. Di questa occasione gli è arrivata oggi per volere di non si sa chi, magicamente sempre magicamente vuole andarsene. No, vabbè, sì, quella è la sua intenzione.
Vabbè, per, se vuole andare a lavorare sotto un altro, no, un altro discorso. No, ah, lei vuole... il fatto di lavorare sotto un altro, allora lui, sì, vorrebbe aprirsi un'attività. E tecnicamente, da quello che so io, se tu fai parte di una famiglia che ha già un'attività, non puoi aprirti, esatto, un'attività. Esatto. Appunto. Ok. Ok, quindi lui per aprirsi un'attività, a prescindere, dovrebbe uscire dalla famiglia. L'unico modo per uscire dalla famiglia è uno, perché lui sa... appunto, perché se fai andare via lui, vanno via tutti quanti adesso. Ma non è ma assolutissimamente no, che non lo faccio andare via così, mi spiace, ma no, non mi faccio inculare dal primo che passa. Ma poi su cui stai mettendo, no, per farmi il cazzetto, da quando è che sei qua? Da ieri. E tu sta cosa l'hai ricevuta oggi? So che è strano, ma è così. E chi sarebbe questo? Cioè, di troppo. Lo vedi, cioè no. E vabbè, ma è questo che fate? Prima sapete e poi mi fate i furi, cioè. Ma che cazzo vuol dire? Vabbè. Cioè, ma ce ne accorgiamo che c'è un'attività nuova. Vabbè, non si capisce, sì, chi è. Da vedere dopo. Però se io non ci sono più, non ci sarà più niente, capito? Sono in mani vostre. Come se questo signore ha trovato te, troverà qualche altro. Se poco ma sicuro, no, il fatto che tu sia entrato in famiglia ieri e che magicamente il giorno dopo una persona misteriosa ti fa un'offerta, capisci a noi che la cosa non è bella e buona. Esatto. In ogni caso, tu sei troppo. Solamente il fatto che tu sai tutto locale, casa, questo mi obbliga. Le facce di tutti, sai la radio, che vabbè, quella si può cambiare, però sei il civico di casa, sai che c'è pure tuo compare Alex. Chi Alex sta dentro, che chi sta fuori, quanti siamo, quanti non siamo, Alex, chi, scusa, e capisci che sapendo tutte mio compare cose, Alex, chi sarebbe questo Alex? Per questo chiamato che potevo fare, ma Alex chi? Se mi spieghi chi? Però il mio intento era anche un altro, di stare insieme in futuro, capito? Sì, ok. Ma ricordo che io non mi posso fidare Alex 100% nemmeno di me stessa, che magari bevendo un bicchiere di troppo parlo con il barista e gli dico il civico di casa mia. Anche quello è giusto. Capito? E quello è il problema. Non mi fido nemmeno di me stessa, che se bevo troppo casco parlo, figurati se il napoletano casco, non mi ricordo, di tutto una giù. Che è entrata ieri, non direi una minchiata, non me lo ricordo, che è casco. È una situazione in cui non mi ci volevo trovare, ti dico la sincerità. Purtroppo avresti dovuto pensarci bene subito, avresti dovuto dire guarda, non è che per adesso mi interessa molto l'illegale, mi fermo un attimo, ci penso un attimo. Aspetta, casco, me lo chiedo fissatore. Con Sabrina dice. Perché comunque quello è il mio consiglio spaziale. Vabbè, sto ricordando, ce n'erano tanti. In questo mondo sono crudeli. Giusto. Quindi purtroppo capirai che ce ne sono tante. Noi non possiamo fare altrimenti. Cioè, questa situazione sta strana già a tre persone. Penso a chiunque, pure a me stesso. Appunto. Un secondo, arrivo, vado di sotto. Sì, vabbè. Capirai che per noi questa situazione non è... Ah, ma... C'è ci puzza. Dire lo stesso, appunto. Io, come anche Max, siamo responsabili di tutte le persone che ci sono in famiglia. Io tengo particolarmente a ognuna delle persone che abbiamo dentro. Io ho il dovere di proteggerli. E penso che anche loro farebbero di tutto per gli altri. Non hai... Max, ti hanno risposto? Non mi risponde Saucio. Pam 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 pam.
Ti hanno risposto? Chi mi ha risposto? A TikTok? No, 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 no. Però devono rispondere, urgente. Se no lo ammazzo ora subito subito. Questo sa troppe cose. Poi magicamente, ma gente che non sa fare riso e patate, va? Non sa cucinare, va? Che gente, boh. Vabbè, fammi sapere. Ragazzi, qualcuno mi scende davanti. È da bere, grazie. E beh, si passa. Cask, non mi ricordo con chi gioca Cask. Dica, gli ha già da di aprirti la stanza, eh? E lo chiudi lì e lo chiudi di là fino a quando non... vabbè, scendo io. Scendi tu, chiudiamo... appunto, vai, c'è la pistola, insomma, punta la pistola e lo butti lì dentro. Se chiudo lì dentro, però legalo. Aspetta qua sotto, vabbè. No, vabbè, vabbè, inizia a legarlo. No, aspetta a te. Muoviti. Vabbè. Inizia a legarlo. Ma dov'è? Tutto sto tempo. Ma dove cazzo l'hai preso sto casco? Lascia a me. Vai, vai. Vabbè. Ma proprio sei strunzo, mi chiudo la porta in faccia. Scusa. Vieni di là che ti... Toglieteli telefono e radio, grazie. Sì, adesso glielo tolgo. Già le ha usate troppo. Ah, l'ha usate mentre che era con noi. Sì, allora. E allora siamo. Aspetta, vediamo se c'è quell'altro. Aspetta. Matthew, ci sei? Azzo, mi fai un favore. Di che? Lo leghi. Aspetta un attimo. Dove sei? Dammi telefono e radio. Qui dove? Sì, tu. Sto pescando. Ma taffanculo, oh madonna. Io non ce l'ho qua, presa la corda. Perfetto, grazie. L'unico che fa soldi. Nella vecchia maniera. Vai, Ed. Vecchia maniera, fammi vedere. Alza le manine, dai, vediamo come si è combinato. Allora. Proprio pulito, mamma. Pulito come il letto di un bambino. E le ripetate, ma c'è un bel notino qua, così, ma di qua. Aspetta, vado a prendere lo scotch. Dov'è lo scotch qua? Mamma mia, prende. Come cazzo si scrive qua? Scotch. Non ci credo. Ma vai, vabbè. No. Allora, vieni qua. Ero tendente a prendere sto fucile, non so perché. Allora. Dai. Mi secco. Lo te lascio. Perché sono troppo buono. In che senso? Lascio qua a pensare. Ok. Perché sono troppo buone. Che? Come fa a mangiare? Che ci ho cotto le mani, ma non c'è. Passiamo domani. Hai cibo? No.
Adesso te lo recupero. Porti un 10 a 10 fatto adesso, per favore. Ma che è l'inferno. Eh no, qua si fa il perma. Qua se tu cadi per... Madonna, mi si vede in caso. E qua si fa il perma. Vieni a pescare anche te. Sì, ora arrivo un attimo, sto facendo una cosa più seria. Si pescano due pesci alla volta. Aspetta un attimo. Perché me pesce? Sto pensando ai pesci. Sto pensando ai pesci. Oddio mio. Che succede? Ho sentito un messaggio. Forse è Telegram, io ce l'ho aperto. Ecco. Che Telegram, è quello, quel babbo di Stex. Comunque troppo buone, Jen. Cosa? Troppo buone. Sì, ma aspetta che ci parlo io. Tu parlavi, io questo già l'avevo scozzato. Sì, no, no, ma... Mo vedo un attimo che intenzioni ha lei, anche perché... Sì, sì, lo so. Lo sai, è una cosa che decidiamo insieme. Come abbiamo detto il primo giorno, noi decidiamo tutti insieme. È giusto. Si potrà e si vedrà. Che vuol dire si potrà e si vedrà? Si vivrà e si vedrà. Sì, noi vivremo, lui non so. Mo vediamo. Ci riuniremo. Sai qual è la cosa che non capisco? Che magicamente se vuole andare un'altra famiglia, secondo me poi non lo so, eh. Sì, vabbè. Quasi sicuro. Pure io domani ora mi sveglio, sai, no, me ne voglio andare alla polizia. Sì, no, non si può, purtroppo, per me. Non sanno cucinare il riso e patate, madonna. Cioè, c'erano bei tempi, facevano tanti belli riso e patate, ma poi ora... Sono tutti cinesi queste cose. No. Anche LOL diventerà cinese, tranquillo. E arrivo subito. Ma dove è andata quell'altra? Tu Peppe, com'è finita? Non vieni, vieni Peppe, unisci dal gruppo, dai, gioca con noi. Non fare sempre Warframe. E la palla Warframe sempre. Cambia. Allora. 60 minuti. Non sei simpatico. Che è successo? Io come se la ride? Cazzo ridi, non è una E no, rido perché quella dice che è successo. Niente, stavo nei pensieri. Stavo nei pensieri. Lo so, eccola, appunto. Allora. Io Sabino. Sabino. Davvero. Io ti lascio qui a pensare. Fatti due calcoli. Vedi cosa ti conviene. Due calcoli. Io l'ho ammazzato. I ragazzi che entrano ci tengo davvero tanto. Sinceramente mi dispiace. Proprio per quello ti lascio la possibilità di pensare. L'ho detto pure io. Ci vediamo domani. Vabbè, è una notte che ci pensa, va? Sì. La radio anche? Ciao a tutto, abbiamo detto tutto. È pulito, è pulito. Ok, io giustamente mi lascio da mangiare. È giusto, non male. Io l'ho legato solo alle mani, quindi. L'hai perquisito o niente? Sì, non ha niente, le mani legate, quindi. Poi se prova a slegarsi, non lo so. No, vabbè, no, slegalo, cioè... Slegalo, ce l'hai pure tu le mani, no?
Che stronzo. Poi non lo so. Vabbè, faccio io, ho capito. Avevi... Brava, dai. Mamma mia, questa non vuole fare niente, io non lo so. E niente, pensaci. Sì, sì. No, quello è tuffo. A posto. Tu a che ora sei in città? Ok. Pomeriggio, perché ora? Ok, ok. È tutta cosa loro fa. Dovremmo riuscire a ragionarla. Allora così vediamo. Aspetta. Tendo cielo. Mi raccomando, stai lontano dal buco. Sì, sì, perché se cade lo dico. Va bene, che è bella, andiamo. Va bene, va bene. Non ti dico nemmeno buona serata, buonanotte, perché non è il massimo. Pensa, sapete. Come cazzo è la? Come è quella per la porta? Per la porta? Che devo fare una chiacchierata io. Io apro che dormire. Io non posso chiudere, cretinelle. Poi tu potete aprire e chiudere. Io ho un'altra chiacchierata da fare. Quella fa sempre chiacchierate, madonna. Per me non c'è bisogno di chiacchierare. Ma chiacchierare di cosa? Soprattutto con chi è, se no con cosa. E niente, non vengo cacato. Altro? No, che altro? No, volevo fare quello che bussa alla porta. Che cosa c'è qua? Ma qua non mettiamo mai niente. Ah, invece c'è una radio e un bigliettino. Ma vatti. Che è successo con quelli là? Aspetta un attimo. Aspetta. Sta musica, madonna mia, questo coso. Copyright tiene. Che non copyright da musica. Sento un mezzo. Nico. Oh. Come? Con te dove? Di nuovo sotto, mamma mia. Sì, per favore. Oh, cos'è sta porta, muovi? Guarda. Mamma mia, come le mie cacchiappe grandi, sta benissimo. Allora, saremo molto brevi, visto che i nostri impegni... Aspetta un secondo. Perfetto. Bene, bene. Dicevo, visto che comunque siete le proprietarie di questo posto e sicuramente vedete molte persone, stavo pensando ad una cosina, cioè almeno tenuto in mente che siete a contatto con molte persone, molta gente, sentite sicuramente anche tanti discorsi. Toglila, no, non riesco a farlo, Pippo, non me la togli. Tu sai come si toglie. Ti ho provato tutto. C'è un vizio in città di urlare tante volte, quindi magari si sentono cose. Secondo.
Ah, perfetto, pace. Scusate. Niente, dicevo che io girovagando per la città mi capito in città uno che mi ha lasciato dei contatti in città le cose, insomma, per dei lavori che non sono quelli classici e standard, quindi magari ho pensato se le ragazze sentono qualcosa, qualcuno interessato, perché non lasciare questa dark chat, insomma. Sì, scusate. Ma diciamo che in questo gruppo, da quello che mi dicono, ci sono dei vantaggi per questi lavori di cui parlavo prima, che non sono quelli standard e classici, però si parla di modifiche per rendere mezzi più veloci. Modifiche. Per usarli come via di fuga, per usarli per qualsiasi cosa, insomma. Ah, io non sto dicendo nulla in realtà. Cioè, questo per voi, se magari interessa a voi, oppure se interessa a qualcun altro. Ma è giusto che le ho di... Ma mi caga quello? Infatti. Lo devo sparare in bocca. Assolutamente, ci pensi tu? Assolutamente, infatti con un locale non c'è vantaggio per avere un mezzo più veloce. Quando si fa il carico di solito si va anche in tranquillità, si rischia comunque di rovesciare tutto. Cazzo, come l'ha? Boh. Mi sono buggato. Madonna. Pratica mi spiegavano che è un progetto dove le macchine sono, i mezzi sono completamente puliti. E ci sono persone dell'autolavaggio che pensano loro a procurare i mezzi direttamente già veloci e già lavati. Qualsiasi tipo di mezzo, non di proprietà, quindi si parla da di che è white rintracciabili, targhe non intestate, tutta roba pulita. È colpa tua solo nel letto, vai a dormire. Cioè che vai a dormire, Pippo, mai è meglio, da luogo pure io vado a dormire. Lo cazzo! Sì, ecco, siamo al locale. Qui si trova qualsiasi tipo. Sì. Ho capito. Sì, l'altra invece è per le macchine di proprietà, ma mi dicevano che sarà attiva tra... Cosa vorresti fare? Ma che sarà ciò di Pippo? Non ti puoi muovere? Dai. C'è qualcosa? Ne parliamo dopo. Ok. No, che rapina, zio Pippo, mi sa che fa le rapine. I poliziotti manco vengono. Cioè c'è uno di noi che fa le rapine. Manco ci vanno i poliziotti, mi fate capire. Raccolta 66. Sarà quella merda del tsunami a fare la raccolta. Strano.
non rispondere all'avverto. Sì, pronto. Quando uno ti manda un'email o un messaggio qua, dovresti rispondere. Si chiama educazione. Ho capito, ma non è che sto tanto sull'email. Ok, ma ogni tanto buttagli un occhio, perché sennò ti devo spezzare le gambe. Ti spezzo io le gambe a te, dimmi. Sei sicuro? Ci riesci? Va bene, sì. Nel senso, sì, per il meme. Ah, ci sono tutti domani. Che stai facendo? Sto con la family. Due dei tuoi sono qua. Ah, al locale? Yes. Uno è rasato? No, uno capelli blu. Capelli blu? Sì. Ma è uno o due? Sono due. Ah, ok. Quell'altro che capelli c'è? Cotti. Cotti che cazzo vuol dire? Corti, corti. Perché specchio si sudo. Rasato al massimo? No? Sì, rasato al massimo, corti per la massa. Vabbè, tuoi fratelli che fanno? Non li conosci? No, era per capire chi cazzo erano che c'erano. Sai che sono. Cioè, i nostri che non rispondono. Sai che sono talmente. Sai che sono talmente coglione. Volevo aprire una macchina fuori dal locale. Sono troppo furbi. Sparali. No, non li sparo. Tanto non trovo niente. Ti richiamo. Va bene, buona giornata dopo. Andiamo un attimo. Magari salutiamoci. Cotti. Tutto copyright. Io ho studiato. Sì, fa le riprese. Non per niente sono segretario, scusa. Perfetto. Perfetto. Domande? Ok, se vuole lascio il mio contatto nel caso se ha domande. Chi è che si sta picchiando sopra? Aspetta, 160. Tutto a posto sopra? Mi servirebbe una mano. Che è successo? No, no, niente di che, c'è parecchia gente. Ah, ok, ora arrivano, aspetta che li odio. Chiuso la porta in faccia, scusa. Ah, nessun problema. Chiudo gli occhi. Abituato, mai. Ah, le porte in faccia, sì. C'è tanta gente? La gente è incattiva. Ma veramente io ci sono dall'inizio, sei tu che poi ti fai i cazzi tua. Cioè puoi venire a giocare con me, cioè se sei senza famiglia, vieni a giocare con me. Grazie. Lui era con una, è con un'altra, sei con i bikers. Arrivederci, salve, grazie. No, che cazzo. Vestiamoci da security. No, ma non è che devi stare a parlare, cazzo dici? Perché mi vedi a me parlare, a me io, perché io sono in live, lo devo fare. Ma tu puoi fare criminale, cioè vai a fare i futti di auto, vai a fare i futti in casa, vai a raccogliere. Fai criminale, oppure sono lavori qua nel locale, mi fate qualche soldino in più. Babbo. C'è abbastanza roba. Sì. Oh. Fai le rapine se riesci, se sei bravo,
Ma almeno però ti unisci alla famiglia. Sei libero, perché lo stai vedendo, sei libero di fare quello che vuoi. Vai di te, bella. Grazie, gentilissima. Sì, io dovrei chiudere gli occhi, ragazzi. Va bene, tra due secondi devo andare anch'io. Sì, vabbè, io scendo di sotto. Grazie, gentilissima. Grazie, gentilissima. Porta qualcuno, Peppe. Guarda che mi mando sporo la voce. E sei a posto. Buonanotte stesso. Io dormo qua. Buonanotte. Ok, un bacino. Buonanotte. Si salutano. La vita. C'è un mangiare? Vediamo. Due mi piglio, bro. Ma vedo che bello, pronto. No, questo non lo so. Questo che sta scadendo. Quello non sta scadendo di più questo. La pasta. Dimmi tu, Pippo. Io ti posso fare entrare. Almeno giochi anche con me. Sì, sì, sì. Ah, sì, sì, sì. Oh, vabbè, non sono aperto. Non posso sedere io? No, non posso sedere. Facciamo il culo a coso poi? A tsunami. Chi è che ha risposto? Che è qua? Che succede in chat? E niente. Dimmi tu, Peppe, ti invito pure nel Discord della famiglia, se vuoi. Entra, vieni ora, ci scambiamo il numero. Anche se non si farebbe così, però. Gli dice alla signorina che sta un po' urlando, ma poco, eh. Mi sta parlando quello. Orario, poi ce lo dite? Perfetto, grazie mille, gentilissimo. Si prega. Ciao ciao. Come ciao ciao? Anzi. Di che? Consegna della camomilla giovedì. Quantità quella che riusciamo a fare. Ah, ok. Senti, ora devono raccogliere. Muoversi. Muoversi. Me lo dice a me, dillo pure agli altri. Andale. I tre hanno già fatto 100.000 testa. Ah, per dici per quella cosa, io ho capito altra cosa. Sì, la... Allora, aspetta, camomilla o pinnole? Capisci? Camomilla. Ah, abbiamo 1.000, quando abbiamo 1.000, 2.000? Sì, vabbè, comunque se vogliamo farne ancora meglio. Sì, per quello è domani. Giovedì comunque abbiamo tempo. Sì, pure voglio. Da consegnare giovedì, ci fanno sapere l'ora e il va lupo. Bene, Pippo. E dobbiamo comunque muoverci per riuscire a raccoglierne altra. I tre ragazzi Tony Nicola. Non lo so, non rispondo nei radio, solo Maetti risponde. No, allora Nicola è in radio del locale. Ok, quello lo adesso so. Adesso quella radio la cambiamo. È l'ovvio. Perché non sappiamo a chi l'ha data. Chi? Sabine. Madonna. Dobbiamo cambiare pure l'altra a sto punto. Quella del locale non è un problema. Appunto, quella no. Quella no, lasciamola stare con me. Vabbè, poi vediamo per quella. Comunque, i signorini, quelli di prima, sono che scassinano le macchine. Sì. Ho avuto conferma, non ho mai visto che ero seduto, ho chiamato al telefono. Ho avuto la conferma. Sono talmente forti, quello, mamma mia. Quello non è un problema, sinceramente. Ci hanno passato una dark chat per... Per i motori, sì, lo sapevo. Sì. Te l'ho detto pure io prima di loro. Senti, ricordi? Sì, prego, buonasera. Buonasera, signori, buonasera. Grazie di essere passati. Buonasera. Buona serata. Prego.
Hai capito chi sono io? Oddio, no. Sì, eravate così tanti l'altra sera che vi ho persi tutti di vista. Cioè. Vabbè, poi parliamo con calma. Va bene, poi parliamo con calma. Buona serata. Non voglio entrare in famiglia. Pippo, sei una gelosia. Quanto cazzo io di questi cazzi napoletani. Shhh, sta calmo. Che poi ti dico ti piscia un capo, capito? comunque mi ha detto Max che entro giovedì dobbiamo farne un bel po' di camomilla, capisci? Più ne facciamo più ci danno soldi. A casa ne abbiamo, quando ne abbiamo 2000 mi pare. Tu l'hai posizionato l'ultima volta? Eravamo 1000 qualcosa. Poi non so quelle di Matthews se l'ho posata. Bellissimi. Sì, bene, ma di mia. Vai, devo andare a nonna. Ti seguo, dove vai a dormire? Ma come diavolo si dice? Questo è il sonno, ho iniziato a impappinarmi, raga. Mi porta Ethan dove ho la macchina. Palle. Ok. Vabbè, è domani. Già l'ho avvisata a Nicola, se l'ho detto. Infatti, bravo. Sì, sì. Ora dobbiamo parlare con Matthew. Abbiamo quel problema. Le pistole. Allora, fate come. Cioè, fate quattro volte in muratori. Vengo anch'io domani e facciamo un po' di soldi. Gli altri piuttosto per adesso li prendo direttamente dal fondo e lo faccio. Vabbè, mancano 600. Mancano. Se siamo in 4, sono già 1000. Poi ne mancano gli ultimi 200. Sì, ce ne sono 700. E allora poi manca solo 100. No, secondo me entro domani, perché sennò sì, ce la facciamo, no? È sì, ovvio. Sì, sì. Domani chiediamo chi c'è. La vogliamo alla raffica domani, per forza. Chi c'è presente durante la giornata di fare due o tre cantieri. Sì, emozionata, la fangolo per... Senti anche Coso. Coso dell'altra radio come Meteo. Per senti anche Meteo. Che ad esempio io sto a posto, io già sono pronto. E io pure, ho completato due. Penso, cioè. penso anche Chris e cosa. Io ce l'ho. Perciò la non stiamo messi male in realtà. No, non siamo messi male. Io e già la sì, ma di che pistola stiamo parlando? C'è quella babba. Ah, non stiamo parlando della 9mm. Ancora no. Non c'è ancora quella. Va bene ragazzi. Quello non mi risponde, medio di merda. Mi sta pescando. Va bene. Vabbè. Domani si parliamo, jazz, fate... facciamo vedere in metà, per forza. Cioè scusa, ma pure all'armeria? Solo quella sta? Sì, se, per adesso sì, è non male. Sono raga. State messe delle 9 mm legali che sono state vendute all'asta al buio. A posto, e niente. Va bene, vabbè, vai. Buonanotte, a domani. Ciao, fate i bravi. Noi stiamo chiudendo adesso. No, vabbè, sì, io pure poi vado. Appunto. Vai l'annuncio e chiude, no? Così ce l'andiamo a casa. Direttrice, faccia l'annuncio, grazie. Ma tesoro, lo può fare anche lui, lo puoi fare anche tu. No, io non so scrivere, mi dispiace. Mo faccio io. Puoi fare tutte cose a me, madonna. Tu poi un annuncino devi mettere, ti pesa il culo. E poi ti do un abbraccio, almeno... aiuto a tenerlo. No, voglio baci. Cioè, con la guancia però. Perché me lo dovevi dare con la lingua? No. E allora, che pazzo. Notte belli. Notte. Cambiamo vestiti. Adesso come si fa? Allora non risponde quel babbo. Vabbè, io vado a fanculo. Vado a mettere la lavanza. Allora. Peccato che non devo venire per. C'è solo da divertirsi. Mi hanno fermato. Poi dovevo mettere la benzina, mi si è caricata la macchina, boh.
Perché no? Spiegami almeno il motivo. Ah, perché sei babbo, no? Beh, papà, guarda che sono bello, madonna, che figaccio. Allora, abbiamo soldi, abbiamo quello. Io, ragazzuole, me ne vado da me. Oh, è qui, sta. Quindi, fate bravo, Pippo. Si vede domani, Pippino. Facci raid, che non facci raid? Qua è chi sta? Aspetta un attimo, ma aspetta, ti mando da questa, forse. Sì, ti mando da... Ah, questa la conosco. La conosci pure tu? La conosci pure tu questa? No, no, rimani, non fare lo stronzo. Questa tu la conosci pure. Come cazzo si faceva il raid? Dove è il raid? Se, no, vabbè, facciamola qua. Questa ragazza tu la conosci? Se non te la ricordi sei babbo. Te lascerà questa ragazza che è brava. Le fa poker live. Buonanotte. Allora, giocherete.